Ciao piccoli saldatori e bentornati sul mio canale. Oggi per voi ho una riparazione nuova. La signora Maria mi manda il suo ferro da stiro. Lo so, non è un video usuale, diciamo, sul mio canale, però sono sempre del pensiero che buttare è troppo facile. È molto più bello e interessante riparare le cose. Comunque, mi dice che praticamente dopo una caduta il suo ferro da stiro a volte funziona e a volte no. E quando mette la funzione vapore, il vapore non esce sempre, a volte esce l'acqua. Quindi suppongo un problema alla piastra. Dato che comunque dentro è elettronica, tenteremo di riparare questo ferro da stiro. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace che non guasta mai, oltre a seguirmi su tutti i miei social. Detto ciò, andiamo a stirare queste camicie. Questo è il ferro da stiro, è della Imetec. Non chiedetemi il modello, non ne ho la più pallida idea. Diciamo Imetec, modello Imetec. Se lo muoviamo, sento comunque qualcosa che rimbalza all'interno. La caduta gli ha fatto rompere qualcosa all'interno. Infatti anche qui abbiamo, manca un pezzo di plastica. Direi che la cosa principale, andiamola a smontare e vediamo cosa c'è all'interno. Per aprirlo utilizzeremo sempre il nostro wow stick di fiducia, perché tra i suoi bit di ricambio, certo, possiamo usare anche questi qua francesi fatti a forcina, oppure viti di sicurezza, chiamiamoli come vogliamo. Non, forse ci entra direttamente, non ho nemmeno bisogno della prolunghetta. Andiamo a vedere. Sì, esatto. Ecco qua. Vite tolta. Tolta la vite, andiamo ad aprire, vediamo se c'è qualche incasto, qualche cosa, ma non credo. Infatti si toglie da solo. Tiriamo via. Allora, cominciamo a vedere qua, a fare una prima analisi. Qui si è spaccato perché è caduto, però alla fine non è niente di elettronico. Di elettronico alla fine c'è. Il ferro da stiro è molto molto semplice, oltre ai controlli per il vapore e lo schizzo, lo sapevo, e lo schizzo d'acqua, ha il termostato che regola la temperatura sulla piastra e questo pulsante Calc Clean, che non è altro che una scarica di vapore per pulire i condotti della piastra. Qua una vite vediamo che si è allentata sulla piastra, qua è il pezzo rotto che galleggiava prima all'interno. Arrivati al punto di averlo fatto a pezzi, praticamente andiamo a vedere come funziona un ferro da stiro. Vabbè, a parte che qua vi devo dare una botta con qualcosa perché si sta togliendo il rivestimento argentato, è una pulita. Allora, vediamo che praticamente dalla rete elettrica entrano direttamente i cavi in fase neutro e messa a terra. Fase neutro vanno al filo rosso e al filo nero, che sono precisamente questo e questo. Ok, questi due qua. Questi due cavi vanno, uno il neutro sul nero del termostato. Ok, allora il primo va su questo contatto qua, quello della fase, che è quello rosso. Qui c'è il primo contatto della resistenza che passa all'interno in questo modo, vedete ci sono le tracce, fa così e torna indietro e va sull'altro rosso. Questo altro rosso non è altro che la luce spia che ci dice quando il ferro da stiro è in temperatura. Questa è collegata al termostato, che è questo qui, che lo analizzeremo tra poco. L'altro cavo della lampadina va sul primo cavo della resistenza, cioè sulla prima connessione della resistenza, quindi prende la tensione direttamente e poi si va ad attaccare quando attacca il termostato. Il cavo nero invece, questo qui del termostato, è il neutro del cavo di rete. Direi che come elettronica è molto molto semplice. Tutto il resto dei pulsanti, pulsantini, ghiere, non vanno altro che fare una pressione e depressione per far uscire l'acqua dal serbatoio verso lo spruzzino frontale, oppure far andare più acqua sulla resistenza per il vapore. Quindi mi viene da pensare che se dal davanti esce acqua, questo vuol dire che la resistenza non sta scaldando in modo perfetto, cosa dovuta magari o alle connessioni ossidate, o che si sono comunque rovinate, o al termostato che non fa scaldare bene la resistenza, quindi non scalda alla giusta temperatura. È un classico termostato, stile quello dei termoventilatori, più o meno. Questo è il termostato in oggetto. Come funziona? Abbiamo sopra la ghiera con la sua regolazione. Se la vado a mettere un attimo per farvi vedere. Messo al minimo, in questo caso la tensione scorre all'interno della resistenza. Quando
il calore fa avvicinare la linguetta che abbiamo qua sotto, il termostato scatta. Se noi andiamo ad aumentare la temperatura, vedete che si abbassa questa lineetta. Sentite il click? Vedete qua la barretta metallica, la linguetta del termostato, che va a staccare ed attaccare la resistenza. Quindi, ponendo il termostato al minimo, va ad interrompere il flusso di tensione alla resistenza e gli dice: guarda, sono a temperatura, staccati. Quando poi si abbassa la temperatura e la linguetta ritorna a toccare la linguetta di sotto, riparte in tensione. All'aumentare della temperatura, se noi regoliamo la temperatura, vedete che la linguetta arriva a un punto che stacca. Adesso la corrente sta scorrendo all'interno della resistenza. Quando questa arriva a temperatura, la linguetta scatta nuovamente e fa interrompere la tensione alla resistenza. Ho collegato la piastra al mio alimentatore da banco con un multimetro messo in funzione termometro per vedere se sale la temperatura. Adesso non raggiungerà mai la temperatura che raggiunge in tensione alternata, però possiamo vedere come reagisce. Si parte da 30 gradi. Cominciamo a dare tensione. La mettiamo in seriale. Adesso stanno andando all'interno, sto inviando 60 volt e sta assorbendo 2,4 ampere. Vediamo come reagisce la temperatura. La sonda l'ho messa al centro, che la resistenza fa questo percorso. Vediamo che lentamente la temperatura sta salendo. Diamo un altro po' di tensione. La massima più che altro, siamo a 62 volt con 2,5 ampere. Sì, 2,5 ampere di assorbimento. Vediamo che piano piano la temperatura sta salendo. Siamo sui 40 gradi. Diciamo che in fase di stiratura arriva sui 100-140 gradi più o meno, forse anche qualcosina in più. Quindi direi che la resistenza funziona. Gli diamo solo una pulita con l'anticalcare. Abbiamo fatto la pulizia con l'anticalcare. Ho anche stagnato i contatti della resistenza che non si volevano saldare in tutto questo. Adesso ho notato che si è staccato questo gommino che era saldato, cioè è a incastro, il classico gommino a incastro. Però c'aveva questa specie di silicone ad alta temperatura per tenerlo in sede. Adesso lo andremo a sostituire con il silicone per elettronica, che anch'esso è ad alta temperatura. Andava bene anche un classico silicone per alta temperatura, anche per meccanica, diciamo così, però usiamo questo perché c'ho questo. Conviene andarlo a mettere o con una spatolina o con il bisturi, così da non farlo andare dove non deve andare praticamente. Ok, messo tutto il contorno, andiamo a prendere il gommino, andiamo a premere così che entri in sede. Adesso andiamo a fare una sorta di guarnizione torno con questo silicone, così che lo tenga in sede e non faccia perdere acqua. Dato che questo video si sta trasformando in come funziona un ferro da stiro, facciamo le cose per bene. Abbiamo la fase e abbiamo il neutro. Abbiamo la lampadina, facciamola così, e abbiamo la resistenza del ferro e abbiamo un termostato. Il termostato lo potremmo fare in questo modo: abbiamo un contatto gestito con un sensore di temperatura che chiameremo T. La fase entra nella resistenza, facciamo così, e entra nella lampadina. L'altro capo della lampadina va sul neutro della resistenza, ovvero sull'altro capo della resistenza, mentre il neutro generale è collegato così attraverso il termostato, chiameremo temp. Quindi quando passa la fase, cioè quando passa la tensione, si accende la lampadina quando la resistenza si sta riscaldando, che il termostato ha attaccato in questo modo qua
il neutro e quindi c'è il passaggio di corrente e di tensione. Quando la temperatura si alza, automaticamente la resistenza giustamente si sta riscaldando. Il sensore di temperatura del termostato rileva questa temperatura e c'è quell'aletta metallica che vi ho fatto vedere prima del termostato, che è fatta in questo modo, che si allontana praticamente dal contatto che avviene in questa zona e quindi interrompe il passaggio di tensione, come se staccasse il neutro, e quindi rimane in temperatura. Quando si riabbassa la temperatura, invece, il contatto viene ripristinato e quindi la temperatura sale un'altra volta. Questo è il loop, praticamente, il circolo che fa la tensione per riscaldare un ferro da stiro. Così funziona un ferro da stiro. Allora, il silicone ha quasi fatto totalmente presa e devo stabilizzare sta camera prima o poi. Adesso andiamo a risaldare tutto, a rimontare il tutto e andiamo a fare la prova del ferro da stiro, vediamo se è tornato a funzionare. Quindi vi bypasso la parte del montaggio e saldatura. In sostanza andiamo a risaldare fase neutro, rimontare il termostato qua in questa posizione, a ricablare tutto, rimontare il tutto e niente, e vediamo se funziona. Ok ragazzi, l'acqua è stata messa, il ferro è stato chiuso, adesso fuga le polveri tutto al massimo, vediamo che succede. Ok, non è esploso, già è qualcosa, però mi si è bloccata la videocamera. Ragazzi, non so perché mi si è bloccata la Sony, non lo so. Comunque, il ferro è partito, è in temperatura. Diamo una botta di vapore, vediamo se funziona. Perfetto, direi. L'acqua non cola più. Direi che la piastra è calda, altrimenti questo non succedeva. E direi che abbiamo aggiustato il ferro da stiro. Ragazzi, il video che doveva essere la riparazione è diventato un video su come funziona un ferro da stiro, però alla fine diciamo che ci siamo divertiti, dai. Abbiamo aggiustato un'altra cosa, abbiamo capito anche come funziona e come aggiustare un ferro da stiro. Detto ciò, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un commento sotto al video, di iscrivervi al mio canale, premere la campanellina e iscrivervi su tutti i miei social se volete seguirmi sui lavori che faccio. E come per ogni video, qui ti iscrivi al mio canale. E questi sono dei video che potete guardare. Ciao e alla prossima!